previously on the walking dead no you monsters <laughs> you're a piece of work you know that fucking garcias oh, uh, you, you. You took my goddamn guts out. Joan was in on it. We did it on her orders. I'm, I'm sorry. It is too late for sorry, you backstabbing shitbag. I'll help you. I'll, I'll tell everyone in Richmond about this. We don't need you for that. I'd hold it there, folks. And I'd consider explaining yourselves. I asked you to get Kate and Gabe safe, not tuck your tail and run. They were our family, David. How could you? Piece of shit! I'll give you family! Un saluto a tutti, ragazzi, di Emissione 91. Siamo su The Walking Dead stagione 3, episodio 4, e dove eravamo rimasti? Ah, già, nella nuova frontiera stava per scoppiare una guerra. E noi eravamo nel mezzo, un altro flashback, dai! Che rottura! Strike one. I'm out of practice, that's all. Yeah, same here. I haven't held a bat since the league booted me. Well, you got all afternoon to get back in your groove. <sighs> oh yeah. Just holding this thing makes me feel better. Kitchen. You doing okay? Uh I've been wrestling with something. Hey! Hey man, you're Javier Garcia, right? The ball player? Can I get your autograph? If you could sign my baseball, that would be so awesome! Alright, but let's make it quick. Go on, don't keep your fan waiting. Ma sì, un ragazzino, dai. Who do I make this out to? Oh, no no, no names. Band players' signatures are worth way more on resale than personalized crap. Alla faccia S del David ragazzino! Ma chi se ne frega? Non, non infierirò sul ragazzino. Sarei ancora più infantile di lui. Sì, spero che ti piaccia. Oh, sì! Può ottenere 10 dollari per questo! mantenere i amici Star. tornare al baseball. No, guarda, la colpisco, ti faccio sfigurare, schifoso. You just, in, you? just like you yeah. you <laughs> Dovresti prendere la pallina quando. Ben, just, talk, talk, talk. Oh, io sono noioso, fammi oh, Put some money on it. You know I don't do that anymore. I think that's why If I were in your situation, and avoid batting cages forever. Well, oh, thanks for bringing me anyway. I needed the distraction. Guarda, I colpisco tutte. oh All of I think your ego's boosted plenty. Next time, we go to the shooting range. I don't really shoot but I do and I'm good at it you gotta shut up stupid thing my arm's throbbing don't be worse <laughs> I used to tell you the same thing you did I remember I showed you how to play this game well. Let this the favor. Watch this. Ecco, se fossi un bravo fratello, ora la mancherei. Ma visto che mi sta antipatico, oh la prenderò. Mi spiace, ragazzi. Ormai lo detesto e basta. Sto qui, l'odio proprio. Knock off the tantrum, grow up. You just can't resist making your little digs, can you? Once again, it's Javi the star thinking he's better than me. That's gonna change. Ah, quindi è questo il problema. What's going on? David, I don't understand. You don't understand because you only think about yourself. And I'm sick of it. It's been that way for years. You've always been looking out for yourself. You tried to help me. Yeah, let me help you. You really want to help? All right. Drive me down to the recruitment office next week. The army? My job. Sucks. Kate and I fight like cats and dogs. Per forza la tratti con back i piedi. In the army. I had a purpose there. I had respect. Dude, going back to the army isn't going to fix what's wrong with your life. You should just you know, think this through a little more. I have been thinking it through. For months. Things between me and Kate have been going downhill for a while. But if I left seemed like that would be best for everyone. I can't keep pretending this is the life Not anymore No the kids are too young for you to leave them What the hell do you know about raising children, hobby? I'm not gonna lie. If I go it's gonna be hard on everyone. E allora perché cacci te ne vai? Io l'aiuterò, ma tu sei un pirla. Esatto. Dai, è stupido, ma... È veramente stupido. Litigo spesso con la mia ragazza, quindi prendo e vado nell'esercito lasciando i miei figli con una donna che non conoscono, o meglio che non è loro madre e me ne vado via. È veramente una scelta matura e poi dici a me di crescere. I let you go on the road, remember? Can't you help us now? Oh, so remember it's why I have shot you already. That's how I'm helping you. Jones making a huge mistake. No, you made a mistake when you murdered Lonnie. hey everybody just take a breath all right I was just trying to tell them And that's your mistake right there you can't fight everybody understand that Joan's not looking for revenge she just wants order the is the name of the game there's still a way through this but you've got to let Joan enforce the laws you do anything she tells you to do huh Go along with whatever she says, just to keep your place. not like that. Jones got a tough job. She needs all our help to keep this place safe. Quindi è lei You boys want to make it out of here? Just relax and trust in the process. Interessante. Stai molto zitto. Sai, stai molto zitto. Non è sicuro qui. E tu devi stare molto zitto. Io non No, non la troveranno ho fatto un momento per prototare tutti. Sì, mi stavi proteggendo Dandomi una pacca Now sulle spalle Dicendomi Io resto sicuro in queste mura con Kate e Gabe E tu te ne vai fuori Maledetto right? pezzente Smettila di frignare Sarebbe la risposta migliore Ma al momento and lo dobbiamo calmare Perché sennò è un problema ulteriore e eh, lo so, è per questo che me ne volevo andare. Devo, devo trovare il modo di farlo ragionare e farlo tornare a combattere. E quella è un'altra storia, sai, se tratti la gente coi piedi poi succede questo. La mia faccia. Ecco. Sono con te. Mi sono stufata di fare da Punching Ball, mi dispiace. Mi sono proprio rotti i maroni di fare da Punching Ball. Non mi interessa, signora, se lo meritava. non ti una concussione. un problema. Are you? I just want a calm discussion parli, parli between us. I won't be a problem if you let us go. In fact, I may even be friendly. I'm sorry. I can't do that. <laughs> but I like what you're trying to do. And people had concerns about me coming here after the way you murdered Lonnie, David. But I know what the real danger here is. me And you need to hear about it. Okay. If you know there's trouble out there, just tell us. I'm getting to it. Those raids were unfortunate but necessary. Oh, certo. The real danger was another long winter. I should have been told about this. David, you really no stupido ingenuo del cacchio, bravo David. E rompere scatole I a me, bravissimo. To to Tomorrow morning I'm going to call for a gathering in the square. The people deserve to hear a full explanation of your arrest. And then then you'll be replaced as head of security. No one's above the law, David. Not even you. I know the laws, Joan. You're the one breaking them. This place could have been something something good. And you ruined it. This place needs me to keep it safe. You set me up. Everyone's gonna see through your lies. I did what I had to do to keep the people of Richmond safe. They're going to see that. And they'll also see that the biggest threat to them right now is you. Bullshit. I understand you're angry with me, but let's talk about it in private. Bring him with us. you sto qui, vero? Questa cosa non finirà bene. Sì. Siamo da soli, è inutile, non, non vuole sentire ragione, a parte che mi odia perché ha capito che Kate potenzialmente non lo vuole più e vuole stare con me, a parte questo siamo nei casini, cioè già anche prima non mi fidavo di lui comunque, perché lui il piano suo era quello di far entrare la famiglia e buttare fuori me, cioè quello è chiaro, non ha fatto niente per farmi stare dentro, continua a dire dopo tutto quello che ho fatto, non ha fatto niente per farci restare dentro, e questo è questo il problema, non ha fatto proprio niente. Io addirittura gli ho dato retta, non ho parlato del fatto che ci hanno sparato addosso per primi e tutto quanto. E lui nonostante tutto non ha fatto niente per aiutarmi. Cioè a questo punto potevo anche semplicemente dire la verità. Che potenzialmente non sarebbe servita comunque a niente perché loro sapevano già che um, andavano in giro ad uccidere e razziare gente. Quindi anche se gli dicevo che era successo questo, non sarebbe cambiato un tubo. Allora niente, butto giù un muro. No, io pensavo di buttarlo giù. No, ma... Ero abbastanza convinta... Di poterlo prendere a randellate. Ma chi se ne frega della... Non era quello il mio obiettivo. Il mio obiettivo era buttarlo giù il muro. Ah, Posso prenderlo? Magari riesco a salire sulla grata? Dai? No? E quindi io sono... Potenzialmente ferma. No time to rest. Oh, non credo proprio che... Davvero? Mi fate uscire dalla porta principale? Va bene. Sarei passata per la finestra io in qualche modo. Eh certo, That's bravo. Do <laughs> e dovevi anche provare a farlo? Davvero? <sighs> Qu quanto puoi essere stupido! Ascoltami, eh, spostiamo lo sgabello e la panca qua cazzo vicino. Cazzo saliamo! Ho capito? C'è una panca eh, inchiodata! Prendiamo lo sgabello! Perché non mi ha fatto prendere lo sgabello? Ma tu guardate! Anche perché la gratta l'aveva vista quando ha inquadrato la panca. Poi ha inquadrato la gratta, quindi l'ha vista la dannata grata. E ha anche detto: non c'è modo che io arrivo lassù. Quindi con lo sgabello. Ah, va bene! Tutto questo per farti perdere del tempo e basta. <susurra> Beh, ovviamente balla perché non dovrebbe. Quanto duro! Ok.

Grazie, ora ti darò un'occhiata. via. via. What's all that noise? Zombie? È questo posto Apriamo la porta. Apre apri la porta. Lasciamoli entrare dai. Where are you taking me? Eleanor found a place. Gabe's there with the others. Check, check again. Been hiding out there. For as long as we can, anyway. Is Gabe all right? He'd rather be charging in to save David right now. But I convinced him to be cautious. Sì, ma quel ragazzino lì con noi è un problema. Should probably keep moving. Non finirà bene. Cioè, no. Nel senso, io lo porterei con me se volesse venire con me. Ma dato che non vuole farlo, è un casino. Where are the patrols? Oh, they're around. I had some close calls on my way to find you. I almost got caught. But I got lucky. Thanks for risking it. I took some guts. I owe you my life. It's only fair. Don't worry. I think we're even. All clear. Come on. niente. Quattro, quattro per un istante. I saw them take David from the quarantine building. Yeah. How's he doing? Uh, male. I can't be his wife anymore, but he doesn't deserve to be locked away. He was angry, but I think he understands. Mm, sicuramente. I hope you're right. I still feel terrible about what's happening to him. You know, mi rende una cattiva persona. Cioè dopo tutte le Botte che mi ha tirato, scusami, questa è la mia piccola vendetta. Che si arrangi in sta situazione del cavolo? I think it's clear. Let's move. Okay, the way. Beh? No. Be looking for you soon. E, e quindi? it's only a matter of time before they find the room empty and sound the alarm. i think they want me more than you. if they spot us, don't be afraid to leave me behind. that's not going to happen. e eh, temevo che avrebbe risposto così. ma io potrei gestirla da sola a qualche situazione un po' rischiosa, ma se ho gente dietro non so. that's eleanor's place. there's a lot of activity all of a sudden. I don't like this. Come on. Let's get inside. Io non so quanto sia colpa mia che si sia creata questa situazione. Perché comunque Joan stava facendo porcherie alle spalle di tutti, da quel che ho capito. E quindi non so quanto sarebbe andata avanti tutta questa situazione. Non credo che sia solo colpa mia che si sia venuta a creare questa tensione tra tutti. Cioè, io semplicemente ho portato dentro Kate. Se l'avessero curata e mi avessero cacciato fuori, sarebbero stati tutti a posto. Invece no, ci hanno messo in prigione, l'hanno tenuta dentro, ci hanno cacciato fuori noi tutti dei casini per niente. Però comunque la signorina che mi viene a dire: nessuno è sopra la legge, e poi leva in giro razzi e uccide persone innocenti. È credibile, è molto credibile. Adesso il punto è, voi mi avete fatto notare che David forse non è così furbo da creare un piano così elaborato da uccidere le sue stesse persone per semplicemente fregare noi. E forse avete ragione, perché visto quello che sta succedendo, sembra un po' cascare dal pero, David, quindi, probabilmente lui non ha visto tutto sto schifo intorno a lui arrivargli addosso. E quindi David non è più, cioè, è un problema perché è impulsivo e irascibile. Ma non è un problema a livello del um, mi tradirà o meno, perché credo che semplicemente agirà d'impulso e quindi dovrò so solo stare attenta alle reazioni che potrà avere nell'immediato, non avrà nulla di elaborato sotto. Ma Joan è una che sembra usare il cervello, è una che sembra pianificare quello che fa. Se David combatte con l'impulso e la forza, Joan probabilmente utilizzerà l'intelletto, quindi dovremo essere più furbi di lei e questo mi preoccupa perché abbiamo una bestia rabbiosa e una persona intelligente che sta cercando di pianificare un modo per fregarci tutti contro perché anche David non sarà Molto favorevole ad aiutarci. Ultimamente, cioè, all'inizio lo trattavo abbastanza bene, ma ultimamente mi sono rotta parecchio le scatole e di lui gli sto dando certe risposte che non gli piacciono troppo. Quindi siamo nel mezzo tra una persona fredda e calcolatrice e una impulsiva. Non è una buona situazione. Come si suol dire, cercheremo di salvare i cojones. La mia priorità è portarsi via Kate. E poi se si riesce anche Gabe e gli altri due che arrivano da Prescott, di cui non mi ricordo il nome, perché la mia memoria è fantastica. Oh, pure questa. Ma proprio adesso glielo dovevi dire. Salve. It's good to Javi. You, really? Your goofy face and everything. Eh, buono. Sorry about leaving you before. I should have stood by you. It's okay, Javi. I understand. But thanks for saying that. I just can't do E eh, infatti non era il momento, cretino. Oh. Hey. Uh, hey. Tripp. Look who's here. hey. Uh. Hey, voglio dirgli la verità voglio provare devo cercare di tenere qualche alleato qua in mezzo so E già ci odiano non ti preoccupare in Richmond? You know la verità What tutta do? la verità she's david I told you we couldn't trust him. I want to go save my dad. Right now. He needs our help. per clementine It's just too dangerous. The best thing for our family is to get out of here. And of course you'd say that. You already tried running away once. Have you guys even looked out the window? Go look for yourself. quanti bassi frame? javi, even if you did get your brother free, you're not going to be able to go anywhere. Non mio fratello, me ne wow. e che i don't want to be here. you sure are glad we didn't stumble into that on our own. fuck. yeah. now, oh, guarda come we si movono brutti. In... i'm not sure it's much safer in here. yeah. Th' t' world's fucked right now. Mi sembra che siamo in danger within this place and without. Io, per un, mi sento molto sicuro con un po' di corni per proteggere. È il smart move to make right now? E qui le opzioni sono due: O aspettiamo Clonica. che ci trovino e ci sparino in faccia, o cerchiamo delle armi e ce le diamo a gambe. Io opto per cercare le armi e darcela a gambe. Per farci qui, dobbiamo essere pronti a scuotare la nostra via, vero? Sì, certo. Per I know where there's guns. My dad showed me. There are lots. I can take us. Okay. Sounds like a plan. We'll get back here as soon as we can. Good luck. Come here. Kate, I.

you know what i mean it happens especially these days don't worry about it thanks just shouldn't have pushed it with her like i did was it fair too much going on i know mi right? dire javi come on just give us a minute pal via. i'm sorry buddy i just i don't know what to do With all that's going on here, everybody's feeling overwhelmed. Try to wait for the right time. Maybe she'll come around. <sighs> uh huh. Right. Okay. Good luck out there. Sì, continuare a insistere a rompere le scatole non funziona, ecco. I'll talk it over with Eleanor and watch over things here. You've got my word. I won't let anything happen to anyone. Thank you. Javi, come on. Arrivo. Good luck. Il video di oggi si conclude qui, siamo riusciti a scappare da quella sorta di prigione nel quale ci hanno chiuso grazie all'aiuto di Kate, ma abbiamo sempre più problemi perché la gente vuole costringere altra gente a fare quello che non vuole. Spero che questa situazione non si metta male, ma ho brutti, brutti, brutti presentimenti. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento sotto, un like al video e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.